Salve a tutti, in questa lezione vi parlerò del rispetto dei diritti altrui e voglio chiamare in causa il grande filosofo tedesco Immanuel Kant. Vediamo che lui ci spiega nei dettagli, appunto, cosa si deve intendere per rispetto altrui e perché. Adesso vi leggo alcuni passi molto ma molto importanti. È determinante proprio per comprendere suddetta lezione. Allora, dei doveri derivanti dal diritto degli uomini. Kant disse: le leggi stabiliscono ciò che costituisce diritto. Esse contemplano le azioni necessarie d'autorità o coattivamente. L'etica, invece, riguarda le azioni necessarie per obbligazione interna, derivanti dal diritto altrui, sebbene non implicanti una coazione. Anzitutto dobbiamo considerare attentamente da quali principi derivino i nostri doveri. Quando riconosciamo a qualcuno ciò che gli è dovuto in base a un diritto, dobbiamo badare a non considerare la nostra azione come un atto di bontà e di generosità, confondendo l'azione dovuta con un atto d'amore. Il titolo sotto cui si assume i nostri doveri non va scambiato. Se si sottrae qualcosa a qualcuno, salvo può arrendergli un beneficio in caso di bisogno, non si può parlare di grandezza d'animo, ma di una restituzione limitata di ciò che gli era stato sottratto. La stessa condizione civile è così ordinata da consentirci di usufruire vantaggiosamente di pattuizioni pubbliche e universali. Pertanto l'azione eseguita nei riguardi di altri va da noi considerata non come un atto di bontà o di generosità, ma come un piccolo corrispettivo di quanto ci siamo procurati mediante un ordinamento universale. In questo splendido scritto, successivamente passerò a quello successivo. Intanto Kant ci spiega come ha origine il diritto stesso. Vediamo che no, i nostri stessi diritti e quello di rispettare di conseguenza i diritti altrui ha origine per mezzo della legge o più in generale delle leggi. Quindi di per sé la legge o le leggi determinano appunto il diritto stesso e noi siamo attenuti a rispettare i diritti altrui sempre per mezzo della legge, in questo caso in maniera coattiva, cioè per costrizione appunto della legge, nel rispettare i diritti altrui. Tuttavia però, nonostante questo, noi a priori, al di là della legge o delle leggi, dobbiamo rispettare i diritti altrui, giusto perché è giusto di per sé. Quindi deve partire dalla nostra intimità, cioè dalle nostre stesse intenzioni, quindi per bontà d'animo. Quindi noi a priori, al di là appunto della legge, per mezzo della nostra coscienza e del nostro buonsenso, dobbiamo obiettivamente capire che come gli altri devono rispettare i nostri diritti perché legittimi, al tempo stesso ovviamente anche noi dobbiamo rispettare quelli degli altri. Quindi voglio dire, è una cosa semplice ed elementare da comprendere, voglio dire. Cioè non è una cosa molto difficile da comprendere. Tuttavia, dice un'altra osservazione, fa,
Cioè del fatto che qualora noi, appunto, rispettassimo i diritti altrui, non vuol dire necessariamente che noi siamo uomini dotati di bontà di cuore, ma semplicemente perché è un nostro dovere rispettare i diritti altrui, quando appunto se si già che gli altri rispettino per coscienza, no, per senso del dovere, i nostri stessi diritti, ovviamente anche noi dobbiamo rispettare i diritti, degli altri. Quindi, questo è un punto cruciale e importante, diciamo, riguardo il nocciolo proprio, della questione. Quindi, sia per legge, no? Per Costituzione dobbiamo rispettare ovviamente i diritti altrui. E al di là di questo, dobbiamo rispettare i diritti altrui per una questione di principio, di buon senso, dovuto alle nostre intenzioni. Tutto questo è importante perché è un beneficio universale per tutti. Perché qualora noi rispettassimo i diritti degli altri, ci sarebbe l'uguaglianza stessa. Oh, quindi deve essere per forza un diritto universale, come giustamente Kant afferma. Quindi questa è una lezione molto, ma molto importante. Vediamo cosa dice altro il genio. Afferma. Inoltre, le azioni e i doveri derivanti dal diritto altrui sono i doveri maggiori tra quelli riguardanti gli altri. Gli atti di bontà, intanto, sono consentiti in quanto non ledono i diritti di un altro, altrimenti sono moralmente illeciti. Così non si può salvare una famiglia dalla miseria, tralasciando di pagare i propri debiti. Non vi è dunque cosa più sacra al mondo dei diritti degli altri. Quindi Kant, riguardo i diritti, afferma proprio che è un fatto, troppo importante. Cioè i diritti di per sé sono sacri e in quanto tali vanno rispettati, ovviamente. La bontà è un sovrappiù. Ecco, questo passo che sto per leggervi è molto ma molto importante. Chi non avesse compiuto alcuna azione buona, senza peraltro ledere i diritti altrui, sarebbe pur sempre un uomo probo, e se tutti si comportassero nello stesso modo, non vi sarebbero più poveri. Chi al contrario avesse compiuto azioni buone lungo tutta la sua vita, ledendo tuttavia i diritti anche di un solo uomo, non potrebbe cancellare questo torto nonostante tutti i suoi atti di bontà. Allo stesso modo i doveri dettati dal diritto e dalla bontà sono a livello più basso dei doveri verso se stessi. I doveri aventi il loro fondamento nel diritto altrui non devono avere la coazione come movente, come vi dissi prima, perché altrimenti ci troveremmo solo di fronte a bricconi che rispettano i diritti degli altri per timore della punizione. Né il movente deve consistere nel timore del castigo divino, perché le cose non cambierebbero. Oh. Infine, c'è quest'altro passo molto ma molto importante e significativo. Vediamo che il genio fa un'osservazione molto ma molto importante, cosa che pochi fanno, voglio dire, è il fatto di dire che anche se l'umanità stessa di per sé non avesse no, buon cuore, tuttavia, nonostante questo, se ci limitassimo a rispettare i diritti altrui, addirittura sostiene che non ci sarebbe nemmeno la povertà. Vedendo il mondo, se c'è la povertà, non solo la gente voglio dire, non ha bontà di cuore, ma nemmeno addirittura rispetta i diritti altrui. Oh, quindi non solo l'umanità in generale è malvagia ed egoista,
non rispetta nemmeno il prossimo, quindi non rispetta nemmeno i diritti altrui. Oh, questa è una cosa molto importante e che ci tenevo a dire, ecco perché ci ho tenuto a fare suddetta lezione, ma principalmente per arrivare proprio, diciamo, a questo punto. Oh, quindi molto ma molto importante riflettere su questo. Poi ovviamente, diciamo, collegandomi un po' come dissi in precedenza, no? Le nostre azioni non devono essere dettate per coazione della legge, no? Per il timore della punizione, cioè quello appunto di essere arrestati, no? Il movente di per sé deve scaturire dalle nostre intenzioni, dalla nostra bontà morale, quindi dalla nostra coscienza, dal nostro buon senso, come dissi prima, e non per timore della punizione. Oh, perché qualora noi agissimo in tal senso solo per coazione della legge, saremmo in teoria tutti dei bricconi, cioè tutti dei potenziali delinquenti. Perché questo? Mettiamo ad esempio che non ci fossero le leggi che garantirebbero i diritti altrui, ognuno farebbe quello che vuole. Quindi non ci sarebbe il rispetto proprio dei diritti altrui, quindi rispetto verso il prossimo. Oh, ecco perché Kant fa questa giusta osservazione in maniera così intelligente. Lo stesso vale anche dal punto di vista religioso. Cioè, appunto, il movente in questo caso non deve essere scaturito dal fatto che noi, no, credenti, abbiamo come meta, no, come destinazione ultima, il paradiso. Quindi noi ci comportiamo bene, no, rispettiamo gli altri, diritti altrui, soltanto perché vogliamo andare in paradiso, perché tutto questo sarebbe di per sé egoistico, perché noi, al di là che crediamo meno, dobbiamo rispettare i diritti altrui, quindi rispettare il prossimo a prescindere da questo. Quindi questo è un altro particolare che andava specificato. Quindi in questa breve lezione Kant fa delle giustissime affermazioni, cioè su cui veramente dobbiamo riflettere. Cioè noi in generale, questo è il messaggio in breve di Kant, dobbiamo rispettare tutti indistintamente, quindi incondizionatamente. Dobbiamo rispettare gli atei, dobbiamo rispettare coloro i quali credono in una religione differente dalla nostra, dobbiamo rispettare gli altri, no, indipendentemente dal colore della pelle. Quindi, in quanto noi siamo tutti esseri umani. Ovviamente questo rispetto, in tal senso, deve essere reciproco. Cioè, perché, no, collegandomi, no, nel rispetto di diritto altrui, se ovviamente, appunto, esigo che gli altri rispettano i miei diritti, no, anch'io devo rispettare quelli degli altri, indipendentemente se hanno pareri o opinioni differenti dalle mie. Però vediamo che nella realtà, in teoria magari fosse così, però nella realtà del mondo succede esattamente il contrario. Cioè nessuno rispetta le religioni altrui, nessuno rispetta le culture altrui, i costumi, le usanze, c'è no, il razzismo. Quindi, a causa di tutto questo, si ha origine, no, la discriminazione reciproca. Quindi, poi a causa appunto della malvagità dell'uomo, che cosa comporta questo? Il nostro egoismo è, nel caso, ritorno a dire questo perché è troppo importante, proprio perché non si rispetta il diritto altrui, purtroppo c'è la povertà.
Questo è un particolare molto ma molto importante che andava specificato. Quindi non solo esiste la povertà, no? In mancanza di bontà di cuore, no? Dettata dalle nostre intenzioni, ma addirittura c'è la povertà perché non si rispettano nemmeno i diritti altrui. Quindi non solo non siamo di cuore, siamo anche egoisti, cioè ognuno pensa per sé. Oh. Quindi ecco perché ho ritenuto opportuno che vi spiegassi questa lezione, perché solitamente nel mondo l'umanità ha gli occhi chiusi, ha le orecchie chiuse. Quindi non vuole vedere e sentire niente. Quindi con ciò si viene a creare un mondo pieno di ingiustizie, di differenze, no? Degli uomini verso i loro simili. Ecco perché purtroppo il mondo diciamo fa schifo, voglio dire, e con ciò poi no? Subentra. Mi spiegai nella lezione scorsa, purtroppo la misantropia negli uomini, cioè addirittura quello di odiare il genere umano. E questo di per sé è sbagliato, ingiusto. Quindi noi dobbiamo prodigarci sempre nel rispettare i diritti altrui e cercare di essere, per quando possiamo esserlo, buoni con gli altri. Ovviamente sempre la gente deve meritarsi anche il nostro rispetto e la nostra stessa bontà.